Bentornati con Xenoblade Chronicles, io sono DFDL e questa volta facciamo side quest, cominciando da qualche side quest generica che non ho fatto fuori schermo, cioè praticamente tutte le missioni sfida e tutte le missioni di ricerca, perché ho deciso di farvi vedere anche le missioni di ricerca perché gli oggetti da trovare sono in punti molto specifici che è stupido non farvi vedere, quindi ho deciso di farvi vedere anche quelle. Ma adesso inizieremo da un boss. Comunque vi faccio vedere un attimo le missioni. Missioni di Alcamot, ok, a caccia di mostri le ho fatte tutte fuori schermo, materiali idem, collezione idem, e ci mancano come vedete le ricerca e le sfide, come ho già detto, eccole qua le sfide. Ok, allora, dove mi trovo? Vi faccio vedere dalla mappa. Sono esattamente a nord del punto di riferimento della tomba Aientia. E bisogna entrare in questa cavernetta per fare il primo boss, che è anche il più difficile, a mio parere, perché... beh, lo vedrete, ho messo Shulk davanti perché... perché ci serve Shulk assieme a Rain e Sharla. Perché sì, ci servono anche Rain e Sharla. Comunque, andiamo avanti, prendiamo questa item orb. E qua sopra dovrebbe esserci anche un punto di riferimento. No, è un luogo, spiaggia Anu. Spiaggia Anu, bel nome. E ci sono un po' di ex stella. Nessuno è di tipo visivo. Ditemi di no, non ce n'è nessuno di tipo visivo. Cioè, nel senso, sono di tipo visivo. Parliamo bene, sono di tipo visivo, ma non ce n'è nessuno di livello abbastanza alto da dare fastidio. E questo tizio qua è il boss. Allora, oh my god, non ho la barra piena. Non ho la barra piena. Facciamogli un colpo proditorio e poi uno Shadow Wide. Adesso colpo proditorio, non ero alle spalle e m'ha ammazzato. Perfetto! E vai! Ok, secondo tentativo e ho messo Riki al posto di Rain. E stavolta ho battuto qualche ex perché ho ricaricato il salvataggio per non dovermi rifare tutta la strada. Ho battuto qualche ex e ho la barra monado piena, quindi posso iniziare già con un bel frangi aura per, ecco, per evitare i danni da impatto. Ho fatto Shadow Wide e con Shulk eviterei di usare tecniche. Ok, taglio di precisione su Sharla e l'ammazzi, vero? Ecco, perfetto. Perfetto. Frangi aura è perché devo per forza. Oh my god. E mi uccide. Perfetto. Dai, qualcuno. Qualcuno venga a salvarmi. Riki, sei lì vicino. Grazie Sharla, grazie mille Sharla, davvero. Ok, grande, grandi, grandi, siete dei grandi. My god, la mia squadra di elite. Testata di sangue su Sharla e la ammazzi. Naturale. Grande Riki, che fai happy happy. Perfetto, riempiamo un po' la barra. Yes. Ok, frangi aura e poi chain attack. Gli ho fatto un frangi aura. Allora, un bel colpo sul fianco. Perfetto. Sharla, fai uno heal round. Perfetto, Riki cura Sharla. Usiamo questo chain attack per curarci. Ok, siamo a posto. Perfetto, ci sta facendo di nuovo danni da impatto. Perfetto. Quello che volevo, esattamente quello che volevo, guarda. Se, difatti, volevo anche che mi uccidessi Sharla.
Perfetto. Oh, va a vuoto. Grande. Grande che va a vuoto. Ok, frangiaura. In fretta. E gli abbiamo inflitto il sigillo aura, così non dovrebbe più darci problemi. Curiamoci. Shadow wide, non guardarmi più. Ok, perfetto. Backslash. Frangiaura. Ok, perfetto. Sharla, Sharla, please. Grande Sharla. Ok, autocuriamoci. Di nuovo. Frangiaura. Ancora. Oh my god, oh my god. Mi sta guardando, mi sta guardando. Chain attack. Chain attack. Allora, autocuriamoci. Sharla in round. E poi Riki inizi a fargli danni. Così. Ok, perfetto, è prolungato. Sì, Rein, certo. Shulk, sei sul fianco? Dimmi che sei sul fianco. Non sei sul fianco, vabbè, però fa niente. Sharla, fagli un colpo mirato. Premiamo B ancora. Oh my god. E Riki non ha più cose. Yuppie yuppie. Così riempiamo la barra. Dai. Allora, frangiaura di nuovo. Autocuriamoci. Sharla è morta. Sharla, svegliati. Ok, nascondiamoci. Perfetto. Un altro colpo sul fianco. Dai che è quasi morto. Un backslash. Dai, è morto. È morto. È morto. Ok. Ok. Questo boss. Questo boss. Oh my god, prendiamo tutto e andiamo a fare il prossimo boss. Allora, per il prossimo boss dobbiamo raggiungere quell'isola là in fondo. E per farlo dobbiamo farlo per forza a nuoto. E in più ci serve anche una notte di stelle cadenti, perché sennò il boss non compare. Ok, abbiamo scoperto l'isola remota. Ci sono dei nemici di livello un po' alto, tipo quel gradi solare di livello 85. Oh my god. Prendiamo questa item orb. Io direi di magari salvare, perché in caso di... in caso mi faccia vedere da quel gradi solare per sbaglio, che mi ucciderà di sicuro in un colpo, non voglio rifarmi tutto il viaggio. Quindi facciamolo. Prendiamo queste item orb e poi salviamo. Ok, ci sono le stelle cadenti e il boss dovrebbe essere da queste parti. Fatti vedere. Non ti vedo, dove sei? Magari è quello. Eccolo qua, Bandaz il giusto. Sconfiggiamolo. Perfetto. Ok, questo è un pelino più facile dell'altro, siccome non fa danni da impatto. Premiamo B. Ok, fiacchiamolo. Non si può fiaccare. Un bel colpo alle spalle. Un bel colpo sul fianco. Le tecniche monado me le tengo in caso di emergenza. E anche di livello più basso di Sony di Lesto, quindi non è per niente un problema questo boss. Cioè, per niente. Non è molto un problema, quindi... cioè, vedete, gli abbiamo già tolto un quarto di vita senza troppi problemi. Adesso ci ha atterrati, naturalmente. Ok, ci rialziamo tutti. Ok. Perfetto. Colpo sul fianco, altro colpo sul fianco. Perfetto, chain attack. Chain attack. Chain attack, facciamo una tecnica monado. Tanto per... facciamogli un fendente. Ok, wow, i danni.
Charla, fagli un colpo mirato. Perfetto. Prima o poi ve lo farò vedere il one shot del colpo mirato. Ok. Prima o poi ve lo farò vedere il one shot del colpo mirato. Cioè, ci riuscirò, perché si può attivare ma solo in condizioni particolari, non sempre. Ok, perfetto, ci ha atterrati naturalmente. Rialziamoci. Ok. Grande Charla. La pianti di guardarmi e guardi qualcun altro magari. Eh? Che ne dici? Shadow Wide. Ok, sta guardando Charla. Non è un bene comunque. Ok, altro colpo sul fianco, colpo alle spalle. E dai che è quasi morto. Ed è morto. E vai, prendiamo tutto. E abbiamo finito la sfida 1. E apriamo lo scrigno. Stufato di Pagul, maxi cristallo. Abbiamo preso 3 stufati di Pagul dallo stesso boss. Ok, per il prossimo boss dobbiamo andare alla scogliera sospesa 10 di notte. Ma se non mi sbaglio, non dobbiamo stare qua sopra, ma... Esatto, non dobbiamo stare qua sopra, ma dobbiamo guardare qua in basso e buttarci qua. No, 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 scherzavo, scherzavo, non è vero. Non è vero, dovrebbe essere da qualche parte quel boss. Ode vedetta. Apriamo un forziere che ho lasciato in giro durante l'off-screen. Ed è già la tonante, si chiama questo boss. Raptor Ciconia. Eccola lì! Grande! Provochiamola? Ci riusciamo a provocarla? Perfetto! E adesso... Oh, è un Laiacloro! Adoro questi nemici. Li adoro. Cioè, sono davvero stupendi. Quasi, quasi dispiace sconfiggerla. Quasi. Perché comunque devo farlo per la missione. Curiamoci. Curiamoci. Spazzata. Ok, perfetto. Mi sta continuando a guardare. Mi sta continuando. Oh my god. Perfetto. Abbiamo ottenuto esperienza così. Perché, no, Ricky l'avrà rubata l'esperienza. Autocuriamoci. Un altro Shadow Wide, così magari guardi qualcun altro ogni tanto. Colpo alle spalle. E mi sta guardando. Premiamo B. Facciamogli un fendente. Ok, gli abbiamo fatto un bel po' di danni, ma non abbastanza. Mi sta continuando a guardare. Io non riesco ad usarlo Shulk se mi continui a guardare, però cioè, Shulk va bene se non attira l'ira. Ok, un altro fendente. Chain attack. Stavo per fuggire per sbaglio. Allora, fagli colpo proditorio, così tutto per. Tu fagli un colpo mirato. Perfetto, Ricky, fagli un mordi-mordi. Perfetto, e non prolunghiamo mai gli attacchi, mi raccomando. Mi raccomando. Auto... Oh my god, Charla m'ha curato. Vabbè, razzalaia polposa. Non so cosa sia. E abbiamo completato la sfida numero 2. Prendiamo il forziere. Chi è che mi sta continuando a guardare? Ok, perfetto. Prendiamo il forziere. Oh, un glifo. Perfetto. E andiamo a fare l'ultimo boss, che mi ricordo dov'è. Ok, siamo sulla scogliera sospesa 7 e il boss si trova... Da queste parti, da qualche parte qui, c'è una Nebula Bonnie. C'è un nome... Wow. Cromar. È un Cromar il boss. Lo so perché l'ho visto. Eccolo qua, Kirchase il tagliente. Eccolo lì.
alle spalle. Perfetto. E questo dovrebbe essere il più facile, perché è anche quello di livello più basso, quindi non dovrebbe dare per nulla problemi. E io ho fatto uno Shadow Wide, ma a morire se mi funziona una volta uno Shadow Wide. Fiacchiamolo, non ha funzionato il fiaccamento. Ok, attiviamo la Monado Frangi Aura. Ok, perfetto. Ho fallito a premere B. Sono un grande, davvero. Allora, facciamogli un po' di tecniche a caso. Fendente. Autocuriamoci. Shadow Wide. Ok. Ha continuato a guardarmi. Oh my god, lo Shadow Wide. Morire se funziona una volta. Dai, che sei quasi morto. Su, crepa. Fendente. E dovresti crepare. Dai che sei crepato. Ok, Maxi Cristallo Cromar. E abbiamo completato la sfida 3. E con questa abbiamo completato tutte le sfide. E vai. E adesso andiamo a fare le missioni di ricerca, che sono tutte da fare ad Alkamoth. Ok, allora, il primo oggetto da trovare si trova qui. Praticamente, vediamo la mappa. Siamo a nord di Alkamoth e siamo su questi balconi che circondano Alkamoth. Siamo in questo punto qua preciso. Eccolo, vedete? E prendiamolo. Ok, abbiamo completato la missione di ricerca 1. E vai. Ok, il secondo oggetto è qua, al palazzo. Palazzo Imperiale si chiama. Sala principale del palazzo imperiale, comunque. Nel corridoio più a sud. E bisogna andare in fondo. Eccolo qui. Il terzo oggetto si trova qua. Siamo davanti all'entrata principale. Là in fondo c'è l'entrata principale. Ed eccolo qui, prendiamolo. Prendilo. Ok, e vai. Un abitante ha perso il dono datogli da un amico mercante. Trova il prezioso oggetto e ridaglielo. Va bene, non dovevo leggerlo, vabbè, fa niente. Il terzo oggetto si trova qui. Siamo... Faccio prima a farvi vedere la mappa. Siamo nella Fontana della Speme. Niente battute sul nome, perché si chiama così. E comunque Speme vuol dire speranza, se non lo sapete. Comunque siamo a... di là è est della Fontana della Speme. E l'oggetto si trova esattamente qui. Ok, con questa abbiamo concluso tutte le missioni generiche che avevamo da fare. E si è fatto anche giorno. Wow, che bello. Quindi... adesso cosa facciamo? Faremo le missioni non generiche, iniziando però non da Alkamoth ma dalla Colonia 9, perché voglio iniziare appunto dalla Colonia 9.